Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, con il testo di Padre Marcellino Iasenzaniro tra le mani, la missione di salvare le anime, perché appunto quella di Padre Pio è stata veramente una grande missione. Dobbiamo osservare che non si può certamente pensare che il carisma della scrutazione dell'anima, scrive Padre Marcellino, di cui Padre Pio si è servito nelle diverse situazioni in cui si presentavano qui a San Giovanni Rotondo, potesse essere una qualità permanente in lui. Ecco, sappiamo che questo carisma è dato per l'utilità del prossimo e lo Spirito Santo lo concede secondo le circostanze e i bisogni. Quindi lo stesso Padre Pio doveva attingere i lumi indispensabili per svolgere il suo ministero sacerdotale, anche della sua grande preparazione e sua esperienza. Ad esempio, c'è un fatto che racconta lo stesso Padre Marcellino, il cui narratore, ecco, spiega quanto sia stato importante la confessione per la sua vita, la confessione con Padre Pio. Ecco, un affermato e stimato professionista, non ci dice il nome. Ho avuto la grazia di confessarmi da Padre Pio, mi lamentavo della mia situazione familiare, in particolare di mia moglie, che era sempre dura, aggressiva, ma quel suant'uomo, scrive, mi fece parlare più a lungo di quanto solitamente consentiva agli altri, forse per una decina di minuti. Infatti le confessioni di Padre Pio duravano circa 3-4 minuti. Senza dire una parola, io parlavo, piangevo e lui ascoltava. Ad un certo punto fu Padre Pio a gridarmi: cambia vita, dirai 10 gloria in onore di San Michele. Poi mi diede l'assoluzione, ma io rimasi scosso e soprattutto male di come si era conclusa quella confessione. Dopo aver fatto la penitenza, uscii fuori dalla chiesa e l'amico che era con me e che mi aveva accompagnato mi chiese come fosse andata. Io gli feci capire che preferivo rimanere in silenzio perché ero come un animale ferito. Prendemmo la via del ritorno, ma mentre, ecco, eravamo in macchina, il mio risentimento stava cedendo il posto però ad una grande pace, una grande gioia. All'altezza del convento dei frati minori di San Marco in Lamis, qualche chilometro da San Giovanni Rotondo, feci fermare la macchina e dissi all'amico: 100 psicologi e psichiatri non avrebbero potuto dare una risposta più illuminante, più veritiera sulla situazione aggrovigliata che aveva bisogno soltanto di silenzio e accettazione. In me, racconta, era sorta la certezza che Padre Pio aveva letto bene in quel groviglio, non con l'occhio dell'intelletto, ma con la luce che gli veniva da Dio.